bella soddisfazione poter vincere in questo modo davanti a un pubblico simile? Guarda, questo pubblico ripaga di tutti gli sforzi e di tutti i sacrifici fatti nel corso degli anni, in particolare in quest'anno. Siamo partiti molto forti, poi abbiamo avuto una piccola flessione, adesso abbiamo ripreso, come dire, abbiamo ripreso spunto in maniera importante, quindi vedere questo palazzetto e vedere i pinetesi festanti è la cosa più bella che potevo vedere oggi. Oltre al risultato che, come dire, è stato un connubio perfetto, tifosi, risultato. Franco Bertoli, una bellissima soddisfazione non solo perché avete vinto, ma il modo in cui avete vinto. A 22, 20 e 20 i parziali non dicono la differenza di valori contro un avversario che forse in complesso ha deluso, da cui ci si aspettava qualcosa di più, ma il merito è soprattutto vostro che non avete permesso ai campani di giocare come sanno. Sì, direi che noi abbiamo giocato una grandissima partita, abbiamo giocato ancora ad altissimo livello, ancora un'altra. Forse la partita ancora di maggior livello è stata domenica scorsa ad Aversa, finita dopo 2 ore e 3 quarti di battaglia. Noi abbiamo continuato su quel livello, loro sono un po' calati, ma nello sport è sempre difficile capire chi cala e chi cresce. Loro sono grandi avversari, l'hanno dimostrato in tutto il loro girone, finendo primi in classifica, quindi onore ad Aversa che ha giocato, però noi stasera siamo stati veramente eccellenti in tutti i fondamentali, nell'attenzione. Sì, bene a Muro, abbiamo cambiato un po' il gioco, abbiamo giocato più primi tempi e Catone, il regista, è stato bravo a farlo. Ma parliamo del futuro, che è la cosa più importante, ormai siete in finale e questo è certo, non ve la toglie nessuno. O Casarano o Prata di Pordenone, questo Pinetto qua è in grado di arrivare fino in fondo? Certo che sì, siamo qui con merito, quindi significa che il nostro livello di gioco vale la finale. E se vale la finale, noi ce la giocheremo.